sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati, la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143,2 del regolamento, il seguito dell'audizione del ministro, no, il seguito, l'avvio? Va bene, va bene. E vabbè, ormai lo correggete dopo per iscritto, per favore. Allora, l'audizione del ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi, sulle linee programmatiche del suo dicastero per i profili di competenza della commissione, che come è noto sono quelli dello sport. Ministro, ci trova oggi un po' provati perché noi siamo riuniti dalle 12 col ministro Profumo per concludere una lunghissima audizione che era già iniziata tempo fa. Però naturalmente siamo attentissimi e come vede ci sono anche molti colleghi deputati che hanno fatto dello sport la missione della loro vita, e qui ce ne sono tanti e quindi sono davvero interessati a sentire la sua relazione e in un secondo momento ad intervenire. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, onorevoli. Innanzitutto ringrazio di questo invito a parlare delle linee che come ministro dello sport, ma io mi preferirei chiamarmi ministro della pratica sportiva, perché cioè lo sport, vorrei cercare di diffondere lo sport in Italia soprattutto alle giovani generazioni. Ecco, le mie linee sostanzialmente voi un po' già le conoscete, perché sono poi di continuità di quelli che hanno fatto, del lavoro che è già stato fatto dai miei predecessori, ultimo l'onorevole Rocco Crini. Credo che sono state linee già condivise anche in Senato alla settima commissione, quindi cioè, sostanzialmente io andrei avanti con quello che è già stato, con le linee che sono state indicate sia dai miei predecessori che della Commissione del Senato, e che peraltro sono in linea con la strategia dell'Europa 2020 e sul piano di lavoro dell'Unione Europea in ambito sportivo per il periodo 11-2014. Ecco, spirito di sacrificio, responsabilità, partecipazione, merito, solidarietà, senso di squadra sono i valori dello sport. Io penso che lo sport sia una delle leve fondamentali su cui ci possiamo basare per aumentare e accrescere il capitale umano del nostro Paese. Credo che lo sport abbia uno straordinario valore educativo, e non solo educativo, perché noi credo che se riusciamo a allargare la pratica dello sport avremo anche grandi benefici in termini di salute. Vediamo un po' come siamo messi. In Italia ci sono 95.000 associazioni sportive, credo che sia uno dei paesi al mondo che ha più associazioni sportive, uno ogni 630 abitanti. Abbiamo più associazioni sportive che tabaccherie e banche, e incide lo sport il 3% sul PIL nazionale. Ecco, cosa vuol dire 695.000 associazioni sportive? Vuol dire che ci sono migliaia di persone che sacrificano il loro tempo gratuitamente, o quasi tutti gratuitamente, per diffondere i valori dello sport. Pertanto, quando si leggono sui giornali certe notizie, che c'è della gente che con lo sport cerca di fare arricchirsi anche in modo illecito, e che io mi sento offeso per questi migliaia di persone che il sabato, la domenica, la sera va nei campi, nei circoli a cercare di diffondere lo sport, mentre questi altri che hanno già guadagnato tanto per lo sport vogliono arricchirsi in modo illecito. In 30 anni però di cammini ne abbiamo fatto, 30 anni fa la pratica sportiva in Italia era molto meno ridotta, era molto meno praticata che adesso. Però nonostante ciò, noi in Europa siamo un po' il fanalino di coda. Pensate che gli spagnoli per il 70%
dei giovani da 15 a 24 anni pratica sport. I tedeschi sono il 65%, gli italiani sono solo il 38%. C'è un problema di infrastrutture. I francesi hanno 470 spazi per ogni 100.000 abitanti, noi ne abbiamo circa la metà. E ora, lo sport, come dicevo prima, ha valenza in tutte le età. Parliamo cominciamo dalla rovescia, dalla terza età. E sono stati fatti esperimenti in varie regioni e è dimostrato che, soprattutto nella terza età, un'attività fisica costante, anzitutto, riduce le patologie e allunga le aspettative di vita. C'è già stato fatto un protocollo d'intesa fra il CONI e il Ministro della Salute e in Romagna è stato fatto un esperimento che ha dato risultati straordinari. Cioè, bastava far camminare 20 o 30 minuti al giorno una persona che le patologie si riducevano, poi abbiamo anche delle persone che questi temi li conoscono meglio di me, e si allungava le aspettative di vita. Che sono cose, fra le altre cose, che costano poco, non è che costano molto, perché basta, non è che ci vogliono delle grandi strutture, basta mandare la gente a camminare. Ci vuole della promozione ed è opera di convincimento. Andiamo dalla parte opposta, i bambini. È stato fatto un programma di alfabetizzazione motoria. È stato abbastanza diffuso, però finora solamente 100.000 ragazzi da 6-10 anni hanno partecipato a questo programma e rappresentano circa il 3% della popolazione. Occorre diffonderlo e cercare di diffonderlo all'altro 97%. E quando ero ragazzo io e facevo l'istituto, c'erano i giochi di campionati provinciali, campionati regionali, dei giochi della gioventù. Ed era una forte spinta per i presidi per fare sì che i ragazzi praticassero lo sport, per i ragazzi per orgoglio d'istituto. Ed era una molla potentissima. Purtroppo adesso in molte province questo non avviene più. Una delle cose che fra altre cose costa anche poco, non stiamo parlando di cifre. Perché quando parliamo di infrastrutture, cioè, certo, qui ci vogliono dei mezzi finanziari abbastanza rilevanti. Se pensiamo che una scuola su quattro non c'è neanche la palestra, quindi occorre ridisegnare certamente la struttura di molte scuole italiane. Ma fare queste cose costano poco. Io, come i pochi soldi che c'è il mio ministero, vorrei dedicarli anche a questo lavoro. C'è il problema dei disabili. Noi è stato fatto il provvedimento di assicurazione obbligatoria che recentemente è stato registrato alla Corte dei Conti. Esso contiene norme come la realizzazione di campagne informative finalizzate anche alla prevenzione degli infortuni. Poi c'è il Comitato Italiano Paralimpico. Siamo riusciti a finanziare con 6 milioni la partecipazione dei nostri atleti alle Olimpiadi di Londra, e speriamo che sia il successo che hanno avuto a Pechino. Pechino è stato un grande successo. Poi c'è il piano nazionale. Piano nazionale che dovrebbe coinvolgere tutto, il governo, il CONI, le regioni, le province e i comuni, che ha lo scopo che tutti voi conoscete, ma che ha lo scopo, naturalmente, ripeto quello ho detto prima, perché migliora la salute, anche una forma di inclusione e integrazione sociale. E mi è capitata una cosa divertente, la domenica sono andato in un paesino e c'era un ragazzo di colore che tutti lo guardavano con grande rispetto, però strano perché in questi paesini non è che siano graditi. Poi ho scoperto che il centro attacco della squadra, che la scorsa domenica aveva fatto 3 gol, quindi era visto come un dio. Ci abbiamo anche un progetto che sto mandando avanti col ministro cancelliere Riccardi per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i meriti sportivi.
C'è l'Osservatorio Nazionale per c'è l'Osservatorio Nazionale per l'impiantistica sportiva. Ecco, è importante questo osservatorio perché se noi riusciamo a avere una mappatura esatta di tutti i siti in cui si può praticare sport, in realtà si può cercare anche di usarli meglio. Cioè, bisognerebbe fare a livello regionale, provinciale, comunale una mappa e mettersi d'accordo con le varie associazioni sportive e cercare di fare dei regolamenti in modo che questi impianti, che gran parte sono inutilizzati, pensate alle palestre della scuola, ma è possibile che devono essere aperte solo la mattina, si potrebbe pensare di usarli anche al pomeriggio, naturalmente ci vuole il personale. E quello forse dando una mano alle associazioni sportive, ma anche gli impianti di enti, dei carabinieri, della polizia, che sono sottoutilizzati. Lì si potrebbe pensare di fare degli accordi con delle associazioni. Scusi, il ministro dovrebbe parlare però al microfono perché c'è anche la. No. Se no la prassinissimo sente che parla. Bisogna fare accordi con le varie associazioni sportive che ci sono diffuse, come abbiamo visto, diffuse su tutto il territorio italiano, perché utilizzano meglio le strutture che già ci sono. E voi sapete che nel mio ministero dipende il credito sportivo. Il credito sportivo alla fine dell'anno è stato commissariato dal Ministero dell'Economia su proposta di Banca Italia. Siamo riusciti a spingere i commissari a far sì che dalla prossima settimana il credito sportivo tornerà ad essere operante, anche se con i commissari però il credito sportivo torna ad essere operante. Ci sono nel Parlamento varie leggi che io credo che vorrei supportare naturalmente col vostro. Che sono in Parlamento. C'è la legge sulle attrezzature sportive che è proposta dal senatore Rusconi. Questa è molto importante. Anche su questo naturalmente questa è una legge che comporta delle spese. Io spero che di poter destinare qualche risorsa del mio ministero anche a questa legge. Poi c'è la legge sugli stadi, proposta dall'onorevole Crini e dall'onorevole Barbaro. Anche questa è una legge che è approvata alla Camera. Dal Senato. Dal Senato, adesso è alla Camera e deve tornare. Anzi, spero che la Camera la approvi rapidamente e spererei in commissione per poterla tornare al Senato e cercare di riuscire in pochi mesi riuscire a far diventare legge. Tenete presente che se riusciamo ad approvare questa legge, oltre al fatto che ristrutturiamo gran parte degli impianti, noi abbiamo un esempio in Italia, che è il nuovo stadio di Torino, che è veramente un esempio di come si può far ritornare la gente a vedere le partite allo stadio, cosa che purtroppo in molti stati questo ormai era scomparso. Questa legge ha il vantaggio che può anche essere la molla per investimenti per centinaia di milioni. Ed è una legge che per lo Stato non costa niente, quindi credo che sarebbe opportuno cercare di spingerla e di riuscirla a fare approvare entro giugno. Poi ci sono anche altre leggi sul merchandising sportivo, che lì però non è solamente un problema del merchandising sportivo, la contraffazione, è un problema che riguarda gran parte dei prodotti del Made in Italy. Forse sarebbe anche utile che ci fosse una legge che regolarizzi tutto questo comparto. Certamente per le società sportive è un grosso danno. Se uno va a vedere i bilanci delle società inglesi,
si scopre che il merchandise rappresenta in alcune società fino al 30% dei ricavi, quindi non è un ingresso, non sono cifre banali, sono cifre importanti. Purtroppo con la contraffazione queste cifre in Italia praticamente non esistono. Però questo non è un problema solo delle magliette, è un problema che riguarda tutto il sistema del Made in Italy. C'è un sistema anche della formazione, è quello che è una, noi dobbiamo cercare di preparare, e questo bisogna, voglio fare degli accordi con il Ministero dell'Istruzione, cioè col profumo che avete scottato poco tempo fa, per magari anche, come credo che l'idea anche della dottoressa, dell'onorevole Dicenta, i licei sportivi, perché di tutte, perché bisogna, se, io credo che nel futuro lo sport diventerà anche un fatto di interesse economico enorme, e perché la gente avrà più tempo libero, più attenzione alla salute. E lo sport non diventerà solamente un problema nazionale, ma diventerà anche una delle carte da giocare nel turismo. Se uno va a vedere cosa rappresenta il turismo sportivo in Austria, rappresenta una fetta enorme del turismo. Noi abbiamo tutte le caratteristiche, anche in Italia, di poter avere in Italia questo tipo di turismo. Bisogna che ci sviluppiamo, ci attrezziamo. Perché nel futuro il turismo sarà una delle grandi commodity del mondo. Noi abbiamo tutte le caratteristiche per poter intercettare questa enorme quantità di turisti, però lo bisogna intercettare in tutte le sue sfaccettature. Una delle sfaccettature importanti sarà anche lo sport, e quindi bisogna anche su questo concentrarci. C'è il problema anche della tutela della maternità, che è una legge che in giro, e ripeto, è già assegnato, ecco, ripeto, tutti questi provvedimenti, io penso che certamente il ministro del turismo, dello sport, il primo desiderio sarebbe anche rifare completamente o gran parte delle attrezzature italiane, perché c'è una grande carenza di attrezzature, ma ci vuole tempo e denaro, e questo non è il caso né di questo, momento né di questo governo. Quindi io cercherò di concentrarmi in cose che si possono fare in poco tempo spendendo pochi soldi. Quelle cose che ho detto più o meno si possono fare quasi tutte senza un gran denaro. So che voi avete dei tempi molto contingentati, sì, quindi mi Ministro, sono ridotto molto nella mia lei è relazione. Stato bravissimo, efficace, nel senso che ha delineato i punti di forza e di debolezza del nostro Paese in questo settore. Le chiediamo una nuova disponibilità, io ho già provveduto a distribuire il testo integrale della sua audizione, una nuova disponibilità per invece avviare il dibattito e ascoltare i colleghi rispetto alle sue intenzioni e alle sue proposte. Grazie, colleghi, grazie anche per la pazienza che avete dimostrato, per la bravura, perché ci siamo ascoltati, abbiamo ascoltato i ministri, e ci vediamo domani mattina alle 9 col ministro Ornaghi, vi ricordo, per chi è interessato. Grazie. No, rinvio il seguito, grazie.